Roma, siamo sempre in diretta all'assemblea ANCI, questa è l'ultima giornata, parliamo ancora di piccoli comuni, siamo con Renato Finocchiaro, consigliere comunale del comune di Sant'Alfio, in provincia di Catania, mi sembra con meno di 5.000 abitanti. La vostra realtà, come vive la digitalizzazione dei concorsi ad esempio, un aiuto? Allora, innanzitutto è doveroso un ringraziamento a tutta l'organizzazione e allo staff dell'ANCI per questa 3 giorni importantissima, perché ha dato delle enormi opportunità di conoscere delle realtà alternative ai comuni, soprattutto ai comuni piccoli, perché soffrono di quella che è la carenza della formazione del personale, la carenza della digitalizzazione del materiale presente all'interno della pubblica amministrazione. Quindi grazie a questi 3 giorni siamo riusciti in un certo qual modo a comprendere quali sono gli obiettivi che una pubblica amministrazione deve mirare per raggiungere e riuscire a spendere poi i fondi del PNRR. Si è parlato in questi giorni proprio del progetto Piccoli Comuni al fianco dei comuni che sono in prima linea in questa rinascita. Lei lo conosceva prima di oggi? Allora, diciamo che mea culpa, non conoscevo questo progetto del Ministero, quale ringrazio il Ministro Brunetta per l'interessamento nei confronti dei piccoli comuni. È stato un momento di veramente grande confronto dove abbiamo compreso le opportunità che i piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti hanno e potranno avere con questa enormità di fondi messa a disposizione dall'Europa e quindi dal nostro governo nazionale. Grazie.